Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Noi ci ostiniamo a credere e ad annunciare che Dio ci ama, che il suo amore è eterno, inesauribile. Ma è credibile quello che diciamo? A guardare a come vanno le cose al mondo, a volte c'è da restare perplessi, dubbiosi. Ciononostante, anche la prossima domenica risuonerà questo annuncio. Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio. La Quaresima è un cammino di conversione, si suol dire. Sì, ma conversione è cambio di mentalità, anzitutto, anche riguardo a Dio. È troppo facile cadere in immaginazioni grossolane, approssimative su Dio. Per intuire qualcosa del suo amore smisurato, non basta guardare come vanno le cose a questo mondo. Per credere, per vedere l'amore di Dio, occorre mettersi davanti al crocifisso, sostare, guardarlo, contemplarlo. Nel Vangelo di questa domenica è Gesù stesso a parlare di sguardi che si sollevano verso l'alto. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. Allude a quegli ebrei che nel deserto dovettero affrontare anche la disavventura dei serpenti velenosi. Dio suggerì a Mosè di forgiare un serpente di bronzo e di innalzarlo sopra un palo. Chi lo avesse guardato invocando Dio con fiducia avrebbe trovato salvezza. Ebbene, come Mosè innalzò quel serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. È Gesù, questo Figlio dell'uomo, parla di se stesso, della sua prossima fine. Lui innalzato sulla croce è la prima dimostrazione tangibile che Dio ama davvero questo mondo. Lo ama nonostante i suoi limiti, i suoi errori. Lo ama nella sua globalità. E c'è in Dio una tale sintonia su questo, che in quel Figlio Gesù è tutto quanto Dio che si dona, che soffre, che muore. Tutto quanto Dio. No, nemmeno il più tremendo dei peccati potrà impedire a Dio di amarci. Anzi, potrà solo rivelarci quanto è ostinato, folle quell'amore. Di tutto questo la croce è la prova, la dimostrazione. Ecco perché non si può credere all'amore di Dio se non fermandosi davanti al crocifisso. Ed è opportuno fermarsi spesso, se non si vuol finire come gli ebrei nel deserto, vittime del veleno che insidia in molti modi la nostra vita, anche al giorno d'oggi. Il veleno del dubbio, del risentimento, della paura o dell'angoscia. Dio lo conosce il rischio che corriamo. Se ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, è perché chiunque crede in Lui non ceda a questo rischio, ma abbia la vita eterna. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.